Vado, eh. Video, Nicola e il guado. Piano. È là che è profonda, vedi? C'è praticamente fra di... C'è praticamente... Cioè, ma è alta. Bada che si scivola. Com'era? Alta e fredda. È un grande. Ho sempre detto, è un grande. Porca miseria. E ci mancano ancora almeno 30 km per arrivare a casa, cioè non è che siamo arrivati, almeno 30 km. Ce la faremo. Mannaggia. Sono 11 e mezza. Sì, ce la faremo. Allora, il guado parte terza. Vai Nicola, vai! È grande! Questo ragazzi è il Farfa, il fiume Farfa. Oggi è 14 gennaio, siamo belli fradici. E ancora manca... per arrivare a casa. Quanto manca. Capito, no? Prendi la prima vetrata e vai de forza. Vai. Non te fermare, vai, grande. No. Perché ti sei fermato? Spiego perché. Perché ti sei fermato? Perché ti sei fermato? Non mi sono fermato, sei intruppato su un sasso così. Ma perché? Fradici. E siamo sempre il 14 gennaio. Mannaggia, vero, altro guado. Sei pronto? Vai! Ecco l'immersione, ah! Che spettacolo! Anzi, io ci sto ancora un po', così la bicicletta, dai! Sì, sì, ecco, bravo! Sì. Ecco qua, te passo il sapone se vuoi! Ma qui è fango. T'ho detto. Fai da solo. Com'era? Calda, tipidina, anzi devo dire. Ma io pure, no, devo dire. Esce un po' d'acqua. C'è i rospi entro i piedi, vedi? Ecco. I rospi entro i piedi. Tutto questo per arrivare qui e speriamo di aver indovinato la strada. Questo campo immenso. Speriamo che ci stanno bestie strane, perché mi cazzo di cani. Guarda, una macchina c'è passata qua, perché ci stanno le impronte. Quindi... E noi abbiamo dovuto guardare il fiume per arrivare qua. A me ciò mi sento un po' fracico. Cioè, mo c'è la reazione del freddo, no? Mo c'è i piedi caldi. Sento proprio le scarpe che fanno cicciac, eh? Mamma mia. Babbo, mettiamoci in sella che...